Rieccomi qui, mi sono mancata. Anche Vega vi è mancata, vero? Fatti vedere. Eccoci. Ed eccoci qui per il best of di agosto e settembre. Mi sono appuntata tutte le piccole cose che sono successe, perché altrimenti me ne sarei scordata tipo la metà. Ma possiamo iniziare. Oggi ho deciso di restare ferma qui per il best of, però mi sono messa tutte le cose assolutamente lontano, quindi mi toccherà comunque alzarmi per andarle a prendere. Credo che porterò qui tutto subito. Ora ho tutto qui a fianco. La prima cosa è questo. A inizio agosto mi è ripresa la fissa di Titanic, me lo sono rivista e ho cercato subito il Blu-ray, perché è uno di quei film che secondo me va avuto in Blu-ray nella propria collezione. Io ho avuto praticamente, credo, ogni versione esistente che sia uscita di Titanic. Avevo la VHS al tempo, poi ho avuto il DVD e adesso ecco il Blu-ray. Tra l'altro ho recentemente scoperto che a ottobre tornerà per 3 giorni Titanic al cinema, quindi non perdetevelo. Secondo me va rivisto almeno una volta al cinema. Io l'avevo visto nel 97, oddio quanto tempo, e poi l'ultima volta che è stato dato di nuovo al cinema, una decina di anni fa, credo. Circa. Comunque, questa è stata la primissima cosa bella di agosto. La seconda cosa bella, se siete appassionati di astronomia, ve la ricorderete anche voi, è stata l'eclissi totale di luna. Sono andata col mio ragazzo in cima al Sacro Monte di Varese per riuscire a vedere in tutta libertà, un po' lontana dalle luci, questa eclissi di luna totale. E per fortuna era anche a un orario decente, cioè di solito è alle 4-5 del mattino, invece quella volta era attorno alle 10 di sera, 9:30-10 di sera. È stato faticosissimo perché c'era troppa gente che era andata a vederla lì e non c'erano posti per parcheggiare, e arrivare su a piedi era una cosa abbastanza impensabile, però alla fine abbiamo trovato il modo. Siamo riusciti a salire e ci si è presentato davanti uno spettacolo orrendo. La luna era coperta da nuvole e da smog, però fortunatamente verso l'orario del picco la luna è salita talmente tanto da uscire sia dalle nuvole che dallo smog, quindi siamo riusciti più o meno a vederla anche abbastanza recentemente. E abbiamo visto benissimo anche Marte e, se non sbaglio, anche qualche altro pianeta che adesso non ricordo. Però è stata una bella serata. Un'altra cosa bella successa ad agosto è stato finalmente l'utilizzo dei buoni di Friends per potermi prendere alcune cosine che io vi avevo già mostrato sulla mia IGTV. Se vi siete persi quel video ve lo lascio qui sotto in info box. E ho preso come esempio queste cuffie. Per il resto è tutto spiegato e mostrato nel video su IGTV. Comunque io queste cuffie le adoro, le sto utilizzando per montare e sono perfette. Passando invece a settembre, possiamo sicuramente inserire il fatto che io e il mio ragazzo abbiamo fatto 3 anni insieme, e per festeggiare siamo andati a pranzo in un locale in stile anni 50, si chiama Hot Road 50 a Gallarate, per chi volesse informarsi un pochino. Hanno anche una pagina su Facebook. Si mangia molto molto bene e hanno dei piatti molto grossi, quindi state attenti a quello che prendete. Noi abbiamo preso un antipasto e un panino e non ce l'abbiamo fatta neanche a finire il panino. E l'ultima cosa bella ce l'ho qui, perché stasera devo cucinarla e non vedo l'ora. Sono delle castagne prese direttamente dal bosco e spero che saranno buone. Queste sono le prime castagne di quest'anno, le prime castagne della stagione, e spero che riuscirò a prenderne anche altre un po' più avanti quando saranno un po' più pronte. Adesso ce n'erano veramente pochissime. Comunque, raccogliere castagne è una cosa che mi rende molto molto felice. Mi piace tantissimo andare nel bosco per fare queste piccole cosine, che tra l'altro non ho mai fatto prima dell'anno scorso, quindi ancora meglio. Volevo anche ringraziare tutti voi perché siamo arrivati ai 100 iscritti. Abbiamo superato i 100 iscritti al canale e siamo a 178 sulla pagina di Facebook, se non ricordo male, e a 300 qualcosa su Instagram. Qui sotto nell'info box trovate tutti i link per andarmi a seguire anche dalle altre parti. Volevo ringraziarvi tantissimo perché è davvero bello essere arrivati a 100 iscritti anche qui su YouTube. Grazie mille a tutti quanti. Noi continueremo a cercare di portarvi contenuti di qualità e contenuti interessanti, spero, quindi continuate a seguirci. E noi con questo video credo che possiamo dire di aver concluso qui. Ci vediamo mercoledì prossimo con un prossimo video. Ciao a tutti!